Sono opere di grande formato, quelle realizzate da padre Ezechiele Ramin, tutte con tecniche diverse, nate per essere regalate di manifesti, di emozioni, di fede, di vita. Dopo 25 anni dalla sua scomparsa, la mostra vuole svelare alcuni aspetti sconosciuti di questo giovane missionario padovano, ucciso in Brasile da un latifondista di San Paolo. Una figura complessa, quella di padre Ramin, sacerdote, uomo di giustizia, ma anche un intellettuale, un artista, che ha saputo fondere nella propria esistenza realtà e fede con sensibilità e passione per la musica e l'arte. Una figura di indio che scaglia una freccia verso il cielo è il disegno di padre Ezechiele, scelto a manifesto di questa mostra, realizzato agli inizi degli anni Ottanta, precede la sua partenza come missionario comboniano in Brasile. È segno della spinta ideale che muoveva i suoi passi di sogno, di slancio, di speranza. Significativa è la datazione dei disegni, almeno quelli ad oggi conosciuti, dal 1980 al 1984, e i temi affrontati. Sono anni intensi per padre Ezechiele di sofferenza personale e ricerca spirituale, di esperienze pastorali forti alla sua ordinazione alla missione brasiliana di Cacoa, in Rondônia. Ed è proprio in questi ultimi disegni che il suo animo si rasserena ed anche se sta attraversando un periodo difficile di lotta contro le ingiustizie sociali, di povertà, di miseria, rivelano una grande quiete interiore. Sono disegni accurati che forse partono anche dalle immagini che padre Ezechiele scattava con la macchina fotografica che portava con sé per documentare la sua missione anche il giorno del suo assassinio. Di lui, Don Antonio Possamai, vescovo di Iparanà, scrisse: padre Ezechiele era una persona molto sensibile, musicista, disegnatore, pittore, infine artista. L'arte non lo ha mai distanziato, slegato però dalla vita concreta del popolo, entro cui viveva e agiva come buon pastore, sempre attento e sollecito.